Allora, Bellanova, buongiorno. Mi dica un po', anche perché Renzi si è molto esposto su questo coprifuoco, no? L'altro giorno ha detto che è folle, che andava tolto, ha detto non è un problema di ora in più, ora in meno, va eliminato tout court. Insomma, siete rimasti molto delusi dalla marcia indietro, poi no, dal fatto che Draghi ha detto, insomma, non c'è dibattito, me ne occupo io da lunedì. Beh, sì, diciamo, non c'è dibattito relativamente, perché il dibattito ci deve essere sempre e io sono certa che il presidente Draghi argomenterà perché una decisione piuttosto che un'altra, posto che comunque ha detto che lunedì affronta il tema. Il fatto che noi sosteniamo, io personalmente ho fatto una battaglia, come saprai, ne ho parlato più volte nella tua trasmissione. Anche nel governo precedente, noi dobbiamo tenere conto di tutte le situazioni e dobbiamo lavorare per aprire in sicurezza. Questo era vero un anno fa e vero oggi. Quindi aprire e aprire in sicurezza. Aprire in sicurezza significa valutare bene i dati che ci dà la comunità scientifica e adottare quelle misure che devono essere comprese dai cittadini. Io personalmente penso, ora al di là se sarà le 23 o le 24, lo spostamento del coprifuoco, penso che ci sono delle questioni che vanno affrontate e vanno affrontate anche rapidamente. Va bene far aprire i ristoranti all'esterno, ma se sono stati adottati dei protocolli Esatto. validati dal Comitato Tecnico Scientifico, diventa incomprensibile non solo per i ristoratori, ma per tutte le persone che hanno una Quindi media no, mi sta dicendo una capacità cosa di molto comprendere, interessante, Bellanova, mi sta dicendo che il perché non compromesso potrebbe aprire? essere quello, non accapigliarci sull'ora in più, l'ora in meno, ma far riaprire i ristoranti che hanno fatto i loro investimenti. Io ne ho parlato con decine di ristoratori, abbiamo messo il plexiglass, abbiamo fatto i distanziamenti, abbiamo tutte le misure. Perché se non ho i tavolini fuori devo morire? Quindi questa parte qui lei pensa che sarà rapidamente affrontata, capisco bene? Io auspico questo perché c'è un problema per i ristoratori, c'è un problema di una relativa normalità per i cittadini, c'è un problema per tutta la filiera agroalimentare perché si continua ad ignorare che tenere i ristoranti chiusi, una parte dei ristoranti chiusi, significa anche avere i prezzi, i pezzi più pregiati della filiera agroalimentare del Made in Italy, non nella Allora, le è disponibilità dei rimasto il cuore consumatori, perché all'agricoltura, a lei? Non alle guardi, io infrastrutture, mi occupo di all'agricoltura! politica, diciamo, e non è che uno si appassiona alle questioni in base alle funzioni che svolge. Questo è un po' il difetto della politica in Italia, perché uno, diciamo, diventa strategico quello di cui si sta occupando in quel momento. Ha Io penso che ragione. i dirigenti politici in Italia dovrebbero occuparsi delle Se vuole questioni la che mia, c'è attengono pure un altro difetto, che le complessivamente persone non alla vengono vita dei messe nei posti in cittadini. base alla competenza, che è un'altra cosa che non ho mai capito bene. Pigliamo, spostiamo, sono voli tutti a fare tutto in questo paese. E beati, beati loro, perché io so fare una cosa sola nella vita e quello faccio. Caro Claudio Velardi,